Buongiorno, come state? Come sta la vostra fede? Dio è lo stesso, ieri, oggi in eterno, ma noi siamo umani e abbiamo difficoltà a mantenere il nostro equilibrio. Ed è per questa ragione che Gesù ci ha insegnato a stare insieme e in questo periodo che non possiamo stare insieme ci colleghiamo in modo virtuale con questi mezzi, telefoni e quant'altro, ma è un momento di grazia, perché comunque impariamo a fidarci di Dio, ognuno per propria scelta. Non è più dettato da un'abitudine, non è più dettato da una consuetudine o da un obbligo religioso, ma ognuno di noi cerca Dio perché ci crede davvero, perché scopre che questa è la vera realtà che cambia la nostra vita da dentro. E quindi ognuno di noi cerca volontariamente il Signore. E quindi anche in questa settimana immagino che ognuno di voi ha letto, pregato, ascoltato, cercato per capire qual è la volontà di Dio nella nostra vita e che cosa sta succedendo? Una cosa importante sta succedendo, che chi ama Dio lo amerà sempre di più e sarà sempre più innamorato di Lui. E come dice il profeta, chi mi cerca con tutto il cuore, io mi farò trovare. Se mi cerchi e mi cerchi con tutto te stesso, io mi farò trovare. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò sempre. Ascoltiamo queste parole e sappiamo la verità che è nascosta in queste parole, perché Dio è potente da compiere la sua parola, Dio è potente da rendere efficace la sua parola per tutti quelli che ci credono. Di nuovo, il discrimine non è essere di una cultura o di un'altra, avere la giusta religione, ma è credere la parola di Cristo, credere quella parola che ci dà vita, così che chiunque crede in me, dice Gesù, riceve vita e vita eterna. E questo credere e continuare a credere ci porta a dei cambiamenti radicali, ci porta a una maturazione, ci porta a diventare piante che portano un buon frutto. La nostra vita, innestata con la grazia di Dio, ci porta ad essere persone che portano un buon frutto. L'Apostolo Paolo diceva ai Filippesi, al primo capitolo, nel verso 9, dice: per questo prego, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri, senza macchia, per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a lode e gloria di Dio. Possiate essere puri, senza macchia, per il giorno di Cristo. Di nuovo questa domanda: siamo vicini? È in questo tempo che il Signore verrà a prendere la sua Chiesa? Perché no? Il tempo è pronto, ma siamo pronti ad accoglierlo? Siamo pronti a lasciare il posto più importante a Dio nella nostra vita? Ebbene, in questo tempo di isolamento è proprio un tempo speciale dove impariamo a fidarci di Dio e della sua parola, dove nessuno ci controlla, ma lo Spirito Santo è nella nostra vita per fare crescere in noi una fede sana e genuina che porta un buon frutto. Quindi non preoccuparti dell'apparenza, ma vai alla sostanza, perché il regno di Dio, se è dentro di te,
porterà un buon frutto, ed è un frutto di pace, di gioia e di amore nel nome del Signore. Ancora un nuovo tempo da vivere insieme, anche se separati fisicamente, ma insieme, insieme a Gesù Cristo, insieme al suo corpo, insieme alla sua Chiesa, ricordandoci di Lui attraverso quel pane, quel vino. Ogni volta possiamo benedire e ricordarci che siamo parte di un tutt'uno, di una realtà molto più grande, di cui per grazia di Dio ne facciamo parte. Ed è vero oggi e sarà vero per l'eternità. E fino a che Gesù non tornerà a prenderci, possiamo continuare a ricordarci di Lui. Insieme o separati, saremo sempre uniti in Cristo Gesù, nostro Signore.